abbiamo qui sotto è Chiomonte, ovviamente. Quello che vedete laggiù invece è Giaglione. Questa vigna è a ridosso di una costruzione bassa. Quel capannone giallo basso è la cantina sociale costruita con i soldi della Comunità Europea e dietro un progetto del CNR. Tutte queste vigne si sono salvate per miracolo durante la costruzione dell'autostrada, ma adesso rischiano di avere il colpo di grazia definitivo. E la maggior parte di queste vigne è di Giancarlo Martina. Questa vigna molto curata è la vigna da cui è partita tutta la sua attività e l'attività soprattutto dei suoi genitori e di suo suocero. E lui, quando quest'anno è dovuto andare a vendemmiare esibendo la carta d'identità per entrare nella propria vigna, era molto affranto da questa cosa, ma soprattutto lo era suo suocero, il quale gli ha detto: l'ultima volta che io sono venuto da queste parti e ho dovuto esibire i documenti per poter entrare nella mia vigna, che mi ricordi, è stato quando c'era l'occupazione dei tedeschi. Allora, Etinomia è nata, diciamo, l'idea è nata 13 mesi fa durante la libera Repubblica della Maddalena, cioè quella zona occupata dal movimento Notav, regolarmente affittata dal comune di Chiomonte, che poi è stata sgomberata violentemente la mattina del 27 giugno del 2011. In quell'occasione si sono incontrati anche molti giovani che operano in valle e che sono imprenditori, dalle ditte individuali, artigiani, commercianti, anche piccoli e piccolissimi, fino a aziende più grandi. E loro hanno appunto deciso che, essendo in qualche modo per il loro mestiere degli protagonisti comunque della vita economica, degli attori, potevano cercare di mettersi insieme e tirare fuori una serie di idee per dare anche concretezza a questo nuovo modello di sviluppo economico. Il nome Etinomia deriva da etica ed economia. Abbiamo cominciato a chiedersi che senso aveva far arrivare peperoni dalla Spagna, pomodori dall'Olanda, e se tutta questa situazione è sostenibile, no? E poi lasciare abbandonato il nostro territorio, no? E quindi ci siamo trovati un po' di persone e ho detto: ma perché non proviamo noi a coltivare i nostri prodotti e venderli direttamente al pubblico? La prima cosa è stata proprio quella di andare a cercare dei terreni abbandonati, ripulirli dagli alberi, dalle pietre, no? E abbiamo cominciato a seminare patate, cipolle. Piano piano stiamo crescendo come quantità di terreni, adesso siamo sugli 8 ettari e anche come numero di persone. Come è cambiata la tua vita anche con tutta la mobilitazione, diciamo, contro il TAV? Penso tanto. Lì avevo un terreno, quindi ho avuto una lettera di avrei dovuto cederlo per i nuovi cantieri. E quando sono arrivato giù, che mi sono trovato i blindati, le forze dell'ordine che occupavano quegli spazi lì, intanto mi è venuto in mente mio padre che ha fatto il partigiano per anni, mio zio, e dicevo: ma qua non è cambiato niente come prima, si vogliono imporre delle cose, e dire che noi stiamo lottando per il nostro orto è riduttivo, quella cosa lì è l'ultima cosa, non me ne frega niente, se veramente una cosa serve, ma io ve lo regalo l'orto, chi se ne frega, cioè di no? Non è quella cosa lì. Nel momento che c'è un calo di trasporto serve questa cosa qua, come me lo giustifichi? Cioè, alla fine poi uno va a scavare e trova tutto il nero che c'è in questa situazione.
È nato un coordinamento dei medici, comprende medici sia di base che invece ospedalieri, che si sono riuniti, hanno studiato praticamente il progetto per quanto riguarda eventuali problemi riguardo alla salute e hanno prodotto un documento dove è firmato da oltre 200 tra medici e sanitari, dove si esprimono delle perplessità riguardo al fatto che questi lavori comporterebbero un problema della salute. Potrebbero esserci problemi legati ancora all'amianto durante lo scavo del tunnel. C'è il problema connesso all'uranio, in particolare ai gas che si producono dalla degradazione dell'uranio, che sono il radon, che è responsabile di tumori al polmone, quindi danni sia per le persone che scavano, sia per la popolazione. Secondo lo stesso progetto, secondo i proponenti, è ammesso che ci potrebbe essere un rischio di mortalità del 10-15% in più per malattie cardiovascolari. E che fate qua a questo presidio di solito? Ma qui chiacchieriamo del più e del meno, anche di nostre cose, mica sempre però principalmente se c'è qualcuno che sa qualche cosa ce la trasferisce e poi noi trasferiamo gli altri, si passa poi su Facebook, si va a passare tutte quelle cose lì e cerchiamo di tenere viva la cosa. Per me essere contro questo tipo di opera sta dentro lo schema di valori, diciamo così, di convinzioni che ho nella vita. Credo che bisognerebbe andare verso una vita più tranquilla, più lenta, meno sprechi, meno consumo di suolo, meno risorse, più lentezza, più attenzione alle cose che contano. E quindi per me essere contro il TAV sul mio territorio è naturale. Cosa è cambiato in Valsusa in 23 anni di lotta al TAV? È aumentata mostruosamente la consapevolezza, l'attenzione ai problemi, la capacità di leggere, la migliore capacità di leggere la realtà, la voglia di approfondire tutti gli argomenti. Non a caso qui oramai il TAV è quasi un contenitore, non è più quasi, per certi versi, non è quasi il contenuto. Qui sono nati gruppi di acquisto solidale, qui è facile parlare di tutte le cose importanti di cui si deve parlare oggi, energia rinnovabile, chilometri zero, beni pubblici. Questa è la Valsusa oggi, che litiga, per carità, che discute. È molto bello e molto corretto, secondo me, il paragone con i galli di Asterix, se mai avete letto il fumetto. I galli di Asterix tra di loro litigano come pazzi, ma come arrivano i romani, fronte comune e le si abbatte. Qual è il motivo principale per cui, secondo te, il TAV non si deve fare? Perché è una truffa, perché è una bugia, perché è un racconto sbagliato, perché truccano le carte, perché sono dei bari. Sera. Per favore. Non ce l'ho. Non ce l'ho sicuro? Per la mia moglie. Spero che lo abbia fatto. I documenti anche per lei.